che è recentissima, della scorsa notte, l'approvazione di un emendamento che nel decreto enti locali stanzia 20 milioni per la prima tranche di statalizzazione degli istituti superiori di studi musicali non statali. La notizia è senz'altro altamente positiva perché avvia un processo che in prospettiva può essere risolutivo con la definitiva statalizzazione di questi istituti, che però sarà progressiva e che avverrà secondo modalità di progressione e tempi che ad oggi non sono ancora chiari. Quindi, paradossalmente, incassando questa buona notizia che ci pone in una condizione di negoziazione senz'altro più solida di quella che avevamo fino a ieri, rimangono aperti i problemi di finanziamento nell'immediato, almeno per tutto il prossimo anno accademico, che ovviamente si svolgerà regolarmente, ma dobbiamo impegnarci a trovare le risorse sufficienti. Ma con questa nuova notizia, insomma, il comune manterrà il suo ruolo. Il comune deve mantenere il suo ruolo perché i rapporti tra il Bricialdi e il comune di Terni, che empiricamente in questo momento sono buoni rapporti, sono strutturalmente assai complessi per molte ragioni. Quindi noi puntiamo a fare in modo che la convenzione conservi tutta la sua validità fino alla scadenza del triennio.